Jean-Claude Izzo, Casino Totale, capitolo secondo, nel quale, anche senza possibilità, scommettere significa sperare. Posteggiai la R5 al parcheggio di La Paternelle, una cité maghrebina, non la più dura né la meno peggio. Erano appena le 10 e già faceva molto caldo. Qui il sole poteva darsi alla pazza gioia. Nessun albero, niente. Il quartiere, il parcheggio, un'area abbandonata, in lontano il mare, le stack e il porto, come un altro continente. Ricordavo che Aznavour cantava «La miseria è meno dura al sole» e sicuramente non era mai venuto fin qui, fino a questo ammasso di merda e cemento. Quando ero sbarcato nelle cité, avevo avuto subito a che fare con i piccoli delinquenti, i tossici, i marginali, quelli che escono dai ranghi e provocano, mettono paura alla gente, non solo a quella del centro, ma anche a quella delle periferie. I giovani delinquenti, adolescenti già progrediti nella criminalità, rapinatori, spacciatori, membri del racket. Alcuni, appena diciassettenni, totalizzano a volte 2 anni di prigione, con una messa alla prova di diversi anni. Piccoli duri, dal coltello facile, tipacci. I tossici invece non cercano grane, ma spesso sono a rota e per trovare i soldi farebbero qualsiasi cazzata. Ce l'hanno scritto in fronte, la loro faccia è già una confessione. I marginali sono tipi tranquilli, nessuna cazzata, fedina penale pulita. Sono iscritti agli istituti professionali, ma non ci vanno, cosa che va bene a tutti, alleggerisce le classi e permette di ottenere professori in più. Trascorrono i pomeriggi alla Fnac o da Virgin, fregano una sigaretta qui, 100 franchi là, svoltano la giornata, fino a quando non iniziano a sognare di guidare una BMW, perché sono stufi di prendere l'autobus, o quando hanno l'illuminazione della roba, e si fissano. Poi ci sono tutti gli altri, che ho scoperto dopo. Una turba di ragazzini senza altra storia se non quella di essere nati lì. E arabi, o neri, zingari, comoriani, liceali di ogni categoria, lavoratori al nero, disoccupati, scocciatori, sportivi. L'adolescenza per loro era come camminare su una corda tesa, con la differenza che avevano grandi probabilità di cadere. Dove? Era un terno all'otto, nessuno lo sapeva. Delinquente, tossico, marginale, prima o poi l'avrebbero saputo. Quando per me era sempre troppo presto, per loro era già tardi. Per ora si facevano beccare per delle cavolate, niente biglietto sull'autobus, lite fuori dalla scuola, furtarelli al supermercato. Di questo parlavano a Radio Galera, la radio sporca che fa il lavaggio del cervello. Una radio di bla bla che ascoltavo regolarmente in macchina. Aspettai la fine del programma con lo sportello aperto. I nostri vecchi non ci possono più aiutare, cazzo. Prendi me, per esempio, ho quasi 18 anni. Beh, il venerdì sera mi ci vogliono 20 o 30 sacchi. Normale, no? A casa siamo 5. Dove vuoi che li trovi il vecchio 150 sacchi? Perciò vedrai che non io, ma il più giovane dovrà fregare, toh. Lascia perdere. Sì, poi il tizio a cui frega i soldi si accorge che è un arabo e in un attimo diventa del fronte nazionale. Anche se non sarebbe razzista. Beh, potrebbe essere un portoghese, un francese, uno zingaro. O uno svizzero, cretino, di ladri ce ne sono dappertutto. La Iella vuole che a Marsiglia sono più spesso gli arabi a fregare che gli svizzeri.